Allora, Federica Sabatini qui al Monte Carlo Film Festival della Comédie, come giurata che effetto fa innanzitutto però giudicare l'operato dei colleghi? Allora, io sono molto emozionata perché è la prima volta che sono in una giuria e quindi mi sento anche una grande responsabilità. Devo dire che non mi sento tanto di usare la parola giudicare, ma apprezzare o stimare. E non è facile perché oltretutto c'è una bellissima selezione di film, gli attori sono molto bravi, le attrici anche, per cui ora siamo a metà più o meno, vedremo Esatto, come andrà non puoi avanti. dire niente. No. Ma a te cosa fa ridere? Quali sono i film comici del cuore tuoi? Allora, i comici per me sono Frankenstein Junior e La pazza gioia, che è una parte di commedia molto interessante, e Hit the Road, che è un film iraniano di Panapanai. Ah, quello non l'ho E sentito, che è anzi. meraviglioso e quindi posso dire che secondo me, cioè almeno quello che a me fa ridere della commedia è quando riesce a unirsi a raccontare la dualità dell'essere umano, no? Per cui anche i momenti più Sì, drammatici come la vengono vita. coniti da, esatto, come la vita, da ironia. E non lo so, forse io perché ho tanti aneddoti personali assurdi su questa dualità qui che quando la rivedo riportata sento proprio il racconto della vita in senso stretto. Senti, ti abbiamo visto in Don Matteo, che esperienza è stata e quanta pressione c'era a entrare in un franchise, diciamo, usiamo questo termine. Allora, io mi sentivo una grande responsabilità per il pubblico, perché è un pubblico molto affezionato, sono 25 anni di produzione di una serie e penso che poche altre serie hanno uno storico del genere. Quindi speravo di poter apportare col mio lavoro, diciamo, qualcosa di nuovo, di fresco e in più di entrare con un personaggio che riuscisse a amalgamarsi bene con il Con gli altri. resto. E poi arrivata sul set siamo stati tutti fortunatissimi noi nuovi ingressi perché ci hanno accolto benissimo e quindi hanno agevolato questa armonia in tutti i modi. Otto. Federica, quando hai avuto tu la chiamata, la folgorazione per la recitazione? C'è stato un momento? Sì, 8 anni vedendo un film Ah. perché sono abbastanza timida e introversa e lo so che fa ridere facendo questo lavoro perché tutti non ci credono, però esistiamo anche noi. E io vedevo che gli attori e le attrici raccontavano storie e si emozionavano e sapevano tirare fuori quello che avevano dentro e parlavano delle proprie emozioni e le lasciavano andare. Per me era un momento estatico E che film era? guardarli. Vuoi veramente saperlo? Moulin Rouge. Ah! Vabbè. Sì, è un film divertentissimo e a 8 anni, non so, mi ha decisamente Folgorata. folgorata, sì, Beh, poi è una grazie, mi ha celebrazione ispirata, di esatto. cinema e musica. Ma Sì. oggi chi è invece l'attrice tuo mito? Quella a cui guardi e dici, L'intoccabile, inarrivabile Meryl Streep e amo anche molto Helena Bonham Carter. Ma Meryl Streep quale? Tutta anni 70, 80, 90 o qualsiasi cosa, E comica? quando è che non è bella guardarla, osservare il suo lavoro? Ha proprio una nobiltà d'animo anche nella recitazione che arriva sempre. Ma tu oggi che spettatrice sei invece? Cosa guardi? Cosa cerchi? Allora, io sono una spettatrice che si sente sempre abbastanza ignorante, che mi sembra sempre che quando mi aggiorno sui film mi manca Ah, sempre che un ti pezzo manca un troppo pezzo. grande, sempre, sempre. Devo dire che ultimamente sto apprezzando molto appunto il cinema iraniano e anche qui c'è un bellissimo film che abbiamo visto. E sono curiosa, so che mi piace il cinema d'autore, ma amo anche tanto l'introspezione e il cinema che racconta bene il lavoro degli attori entrando nelle relazioni. Che ne so, una storia di un matrimonio, per Certo, dire come bellissimo, con bellissimo. Adam Driver, Scarlett Johansson, terribile. Ma se domani dovessi chiamarti un regista o una regista, chi vorresti che fosse? Allora, io a questa domanda ho sempre difficoltà a rispondere perché penso sempre che taglio fuori qualcuno. E vorrei lavorare con tantissime persone, mi sembra sempre una domanda che non so, però in conferenza stampa è uscito, mi piacerebbe tantissimo Virzì, perché vabbè, E La pazza gioia è il tuo film preferito di Virzì? devo dire sì. Per Perché? Proprio perché per i due personaggi i femminili, due per personaggi questa. femminili, per quanto era stato affascinante vedere quella complessità umana. Per l'ironia in dei momenti di dolore e le sfaccettature che avevano portato fuori. Senti, domani sera facciamo una cena a casa tua, puoi invitare quattro persone, da Napoleone a Meryl Streep, inviti? Invito Meryl Streep, Gandhi, Frida Kahlo e Van Gogh. Una cenetta leggera. Bellissimo, bellissimo.
Senti Federica, per chiudere, sono giorni molto particolari, abbiamo avuto la giornata adesso internazionale contro la violenza delle donne. Cosa può fare un film, un libro, una pièce teatrale? Ottima domanda. Lasciare delle domande per far sì che le persone possano riflettere su determinati temi. Credo che bisogna ritornare a se stessi e all'ascolto di noi stessi e delle nostre dinamiche, abbattendo giudizi sociali e preconcetti. E nel tema specifico della violenza contro le donne credo che sia assolutamente necessario parlarne e cercare di portare uno sguardo empatico che permetta di far capire effettivamente la condizione della donna, perché a volte io sono una persona che va a manifestare soprattutto per questa dinamica e la cosa che a volte trovo più difficile è riuscire a far mettere le persone che non capiscono bene il problema nei nostri panni. Esatto, quindi bisogna trovare un nuovo modo di comunicare, sicuramente l'arte può aiutarci. Ma da donna, davanti a queste cose di cronaca nera assurde che succedono, quanto è difficile essere ottimiste? Perché comunque poi in realtà passano gli anni, ma... Molto. Però credo che con la non violenza soprattutto si può arrivare ad aprire più porte possibili e non si deve smettere. Non si deve smettere perché io vorrei poter, io e le mie amiche, se farò mai dei figli, se usciranno delle figlie femmine, spero che tutti saremo libere di camminare per strada senza avere problemi, di tornare a casa senza pensieri, di non subire ingiustizie inumane, poi mi verrebbe da dire, che ci mettono, non so, a paragone delle cose. E non è un problema soltanto in realtà sulle donne, ma anche di tutte le minoranze discriminate. Grazie mille. A te.